Carissimi amici, un abbraccio da sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, eccoci qua, siamo arrivati a inizio del mese, esattamente all'inizio del mese di novembre, e allora siamo pronti con questo video a mandare i saluti ai fedelissimi del canale Napoli è sempre bella 2 per quanto riguarda i saluti del mese di novembre, i saluti ai fedelissimi. Per coloro che eventualmente guarderanno e ascolteranno questo video per la prima volta, innanzitutto chiedo scusa se il video sarà un po' lunghetto come al solito perché i nomi da fare sono tanti. E soprattutto voglio ricordare a chi guarderà il video per la prima volta che in questo video io mi limito a salutare coloro che fedelmente lasciano un commento sotto i miei video, i video del canale, negli ultimi 15-10 giorni. Quindi, se avete lasciato un messaggio nel canale 20 giorni o un mese fa, difficilmente mi capiterà davanti nella schermata dei commenti il vostro nome, quindi per questo non riceverete il saluto, ma non sarà mai per cattiveria. Invece io apro la schermata dei commenti e quindi a caso saluto coloro che compariranno davanti ai miei occhi nei commenti in base ai commenti lasciati negli ultimi 15 o 10 giorni. Premesso questo, vado a salutare Maria Sorrentino. Va bene? Maria Sorrentino, siccome non è proprio una fedelissima accanita, però ha rilasciato un commento nel canale ed è quindi il primo saluto. Cara Maria Sorrentino, mi auguro che riuscirai a guardare questo video e riceverai i miei saluti. Se capita, lascia un messaggio sotto questo video e dimmi se hai ricevuto i saluti. Un saluto dopo Maria Sorrentino ad un altro caro amico che non si vede molto spesso nel canale, ma c'è. Si chiama Andrea Napoli. E allora ad Andrea Napoli un abbraccio grandissimo a lui, alla sua cara famiglia e sempre grazie per il suo affetto. Invece il prossimo saluto va a una fedelissima, sicuramente tra le più presenti e le più fedeli da vecchia data, Angela Torre, la quale naturalmente come ogni mese saluto perché i saluti sono meritatissimi. Quindi Angela, un abbraccio veramente con il cuore per te, per la tua cara mamma, il tuo papà, per tutti i tuoi cari. Un abbraccio grandissimo e naturalmente speriamo che il nostro Napoli ci dia qualche gioia, qualche soddisfazione in più. Ma poi al di là di qualsiasi risultato, sempre Forza Napoli, squadra e città. Una carezza azzurra, azzurrissima per Angela Torre e un abbraccio a tutta la sua cara famiglia. Ciao Angela. Salutiamo Mrico Palmiro, Mrico Palmiro, ciao Marico, un abbraccio grande a te e famiglia. Ultimamente sono tanti i tuoi messaggi nel canale. Io ti ringrazio perché esprimi sempre il tuo pensiero anche quando non sei d'accordo con me. Apprezzo molto i tuoi commenti e ti saluto con molto affetto. Ciao Marico Palmiro, saluto per Alberico Massa. È la prima volta che io vedo il messaggio di questo amico nel mio canale. Quindi do il benvenuto e mi auguro di poterlo salutare tante altre volte nei mesi prossimi perché vuol dire che sarà diventato anche lui un fedelissimo del canale. Quindi un abbraccio ad Alberico Massa, grazie per il tuo commento. Un saluto a John Pandolfi. Ciao John Pandolfi. Se non sbaglio anche per te è la prima volta, quindi benvenuto e speriamo che possa tu seguirci molto di più. Ciao John Pandolfi,
Un abbraccio al fedelissimo amico Salvatore di Coccole e Canzoni, immancabile ogni mese, ogni giorno, sotto ogni video il suo commento. Ciao caro Salvatore, un abbraccione grande a te e alla tua cordiale famiglia. Rivoluzione napoletana, l'amico Vincenzo, anche lui immancabilmente fedelissimo, sempre presente con i suoi messaggi che danno naturalmente molta soddisfazione e sostegno al sottoscritto. Saluto con affetto infinito l'amico Vincenzo di Rivoluzione Napoletana. Saluto per uno spagnolo, si chiama Santi Glot, va bene? Ciao Santi Glot, un abbraccio grande grande. Un altro fedelissimo, l'amico Giuseppe Canu. Giuseppe Canu, ecco, Giuseppe è uno come Angela Torre e tanti altri che non manca mai. Sotto ogni video c'è sempre il suo sostegno, il suo saluto a me e agli amici del canale. L'amico Giuseppe Canu, il quale io saluto veramente con molto affetto, perché grazie a queste persone che traggo la forza di non mollare mai, anche se i miei video non sono, come dire, visti da tanti e tanti napoletani. Ma a me basta e mi accontento della qualità piuttosto che della quantità. Un abbraccio a Maria Fiore, fedelissima più che mai. Cara amica Maria Fiore, un abbraccio grande grande, grazie anche a te per tutto l'affetto del mese, per tutti i commenti rilasciati tutto il mese di ottobre. Grazie di cuore, un abbraccione sincero per te e per la tua carissima famiglia. Forza e coraggio Maria, non molliamo, forza Napoli, perché possiamo toglierci tante soddisfazioni, malgrado tutto. Salutiamo il caro amico Juventino, un Juventino molto per bene, lo dico sempre perché bisogna sottolinearlo in questo mondo di insulti, parolacce e volgarità che si trovano su questa piattaforma di YouTube. Quindi in un canale napoletano, quando si incontrano dei Juventini per bene come lui, bisogna sottolinearlo. Luciano De Stefanis. Caro Luciano, a parte il difetto di fare Juve, un abbraccio veramente sincero, sei una persona speciale, con tutto il cuore, un abbraccio forte forte a te e ai tuoi cari familiari. Mi chiede spesso il saluto, lui si chiama Daniele De Grandis e ci segue il canale da Pro Patria. Un giorno mi ha scritto: Gianni, vuoi parlare della mia squadra del cuore Pro Patria? Caro Daniele De Grandis, già faccio fatica a parlare del mio Napoli perché non sono un grande commentatore, opinionista o, diciamo, intenditore di calcio. Sono un semplice tifoso del Napoli che dice la sua. Quindi figuriamoci se devo parlare di una squadra che non conosco. Anche se naturalmente ti saluto a te e alla tua squadra con molto rispetto. Quindi un abbraccio a Daniele De Grandis, tifoso del Pro Patria. D'accordo? Ciao Daniele De Grandis, un salutone cordiale a te e alla tua famiglia. Un abbraccio forte 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 all'amico Rosario Postiglione. Rosario Postiglione, immancabilmente presente nei saluti ed anche di questo mese di novembre, perché ogni video non manca del suo commento, sempre preciso e lineare. Grazie Rosario Postiglione, un abbraccione di cuore per te e la tua cara famiglia. Un altro super fedelissimo, Marco De Gamer. Marco De Gamer, ciao Marco, come va? Siamo un po' così così per quanto riguarda il nostro Napoli, una gioia e poi una sconfitta. Speriamo di beccare una serie di vittorie in modo da riprenderci del tutto. Intanto un abbraccio cordiale, caro Marco De Gamer, a te, alla tua cara famiglia. Grazie per l'affetto al sottoscritto e al canale. Un salutone a Nunzia Gallo, Nunzia Gallo, che al nome di un grande artista napoletano
scomparso da un po' di tempo, si chiamava Nunzio Gallo. Invece lei è Nunzia, Nunzia Gallo, non è la prima volta che ci messaggia ed è presente nel canale, quindi possiamo dire tranquillamente che Nunzia Gallo è una delle nostre fedelissime. Un abbraccio sincero, Nunzia, spero riceverai questi saluti. A tutti voi dico la stessa cosa che dico a Nunzia Gallo: se guarderete questo video e quindi avrete ricevuto i miei saluti, ditelo sotto al video con un commento. Salutiamo Alessio in prima. Ciao Alessio, Alessio è immancabile. Ciao Alessio, come va? Un abbraccio grande grande. Tutto il mese ho letto tutti i tuoi messaggi e voglio ringraziarti veramente di cuore per il tuo affetto e il tuo sostegno, perché poi alla fine quando voi lasciate un commento, quando voi dite un'opinione, parlate del Napoli o di qualsiasi altro argomento di cui parlano i miei video, per me è un sostegno, perché la vostra presenza, il vostro affetto mi dà forza anche quando i video non vanno molto bene. Ma come dicevo prima, credetemi, sono sincero, preferisco la qualità delle persone piuttosto che la quantità. E qui con Alessio in prima di qualità ce n'è tanta. Ciao Alessio, un abbraccio di cuore. Un altro grande fedelissimo, Luigi Del Gaudio. Ciao Luigi, pensavi che mi dimenticavo di te? Eccolo qua il tuo messaggio. Due giorni fa, oggi siamo al 2 novembre, quindi si tratta praticamente del 29 ottobre. Un abbraccio grande grande al caro amico Luigi Del Gaudio, sempre grazie per l'affetto e per i tuoi commenti. Ciao Luigi, ancora a John Pandolfi. Ciao John Pandolfi, spero riceverai questi miei saluti. Vediamo ancora Angela Torre, Coccola e Canzoni, Luciano De Stefanis, Marco De Cammer, Rivoluzione Napoletana. Un saluto ad Emiliano, Società Sportiva Calcio Napoli. Emiliano, ciao Emiliano, un abbraccio, è la prima volta che ti saluto, speriamo riceverai questi saluti. Un altro abbraccio e un salutone a un altro juventino per bene. Quasi mai sono d'accordo con i suoi commenti, quasi mai, però è una persona come Luciano De Stefanis che l'unico difetto che ha, che è tifoso della Juve, poi è un tifoso veramente da prendere come esempio, perché esprime la sua opinione sempre in modo civile, garbato, come bisogna fare, va bene? Quindi saluto con molto affetto e naturalmente con tanta stima lo juventino Marco De Martini. Ciao Marco, saluto ancora Toro Azzurro 1926. Toro Azzurro, mi fa tanto piacere questo mese mandarti saluti, era un po' di tempo che non ti sentivamo. Comunque tranquillo, ognuno ha i suoi motivi e le sue ragioni. Importante è che non ti dimentichi del sottoscritto e degli amici del canale, e quindi ogni tanto, quanto ti fa piacere, ci dimostri che ci sei sempre. Io ti saluto sempre con la stessa stima e con lo stesso affetto di sempre. Ciao Toro Azzurro 1926, un abbraccione veramente fortissimo. Saluto ancora, vediamo un po', perché poi io vado nei commenti, ma più o meno sono ripetitivi e quindi non posso salutare sempre le stesse persone. Un salutone a un altro grande fedelissimo, Angelo Di Noia. Ciao Angelo, grazie per tutti i messaggi che hai mandato qui nel canale durante il mese di ottobre. Per questo novembre un abbraccio grande grande per te, per la tua carissima famiglia, e grazie di cuore, Angelo Di Noia. Un salutone al Lupo Napoletano, che ha detto, lui ha lavorato molto questi ultimi tempi, e meno male Lupo, perché con questa pandemia e tante persone che purtroppo non riescono più nemmeno a lavorare, quando si lavora è diventata veramente una benedizione
di Dio. Quindi ha detto Lupo Napoletano: non ci sono stato per motivi di lavoro, adesso un po' di ferie, quindi mi sentirete più spesso. E per noi, caro Lupo Napoletano, sarà veramente un grande piacere. Un abbraccio grandissimo a te, alla tua cara famiglia, saluti con stima e con affetto al caro amico Lupo Napoletano. Vediamo, un salutone a Francesco Barberio. È la prima volta che saluto Francesco. Francesco Barberio, se guarderai questo video e riceverai questo saluto, come tutti gli altri amici, scrivete sotto il video, lasciate un commento in modo che capisco che avete ricevuto i saluti. Francesco Barberio, anche a te benvenuto. Mi auguro di vederti tante volte, se ti fa piacere, naturalmente, in questo canale che commenterai i miei video. Va bene? Ciao Francesco. Saluto a Maria Fiore, ho già mandato i saluti a Luigi Del Gaudio, a Giuseppe Cano, a Rosario Postiglione, a Daniele De Grandis, un saluto a Domenico Gioia. Domenico Gioia, va bene? Ciao Domenico, un abbraccione grande grande con il cuore, a te e alla tua cara famiglia. Saluto a Marco De Gammer, a Enrico Palmiro, un saluto a Video YouTube, così si chiama il suo canale. Purtroppo non conosco il nome anagrafico di questo amico, lo saluto cordialmente, Video YouTube. Ciao amico, un abbraccio anche a te perché non è la prima volta assolutamente che lascia un messaggio nel canale. Amici, siamo quasi alla fine perché poi non posso far durare questo video mezz'ora o 40 minuti. Quindi un saluto a Raffaele Di Gesto. Raffaele Di Gesto, benvenuto. È la prima volta che ti mando i saluti. Lui è un fans di Insigne. Un abbraccio grande grande, Raffaele Di Gesto. Spero di rivederti nel canale. Intanto, benvenuto. Un saluto a Deb Tell. Anche con lui difficilmente sono d'accordo con le sue opinioni, i suoi commenti, ma non ha nessuna importanza perché quando dite il vostro pensiero, anche se non sono d'accordo, ma lo dite in modo garbato e civile, è sempre apprezzabile, va bene? Quindi Dev Tell, grazie dei tuoi commenti, un abbraccio e a risentirci. Un saluto a Vincenzo Rinaldi. Va bene? Ciao Vincenzo Rinaldi, tifosissimo napoletano, un abbraccio, benvenuto nel canale, speriamo di rivederti con i tuoi commenti e naturalmente per avere la possibilità di salutarti anche nei saluti a fedelissimi del prossimo mese, quel di dicembre. Un altro salutissimo all'amico Domenico, che tutto insieme diventa Domenico. Ma lui il canale si chiama Domenico. Ciao Domenico, un abbraccio grandissimo a te e alla tua famiglia, sempre presente, Domenico. Ah, come anche l'amico Pino D'Angelo. Ciao Pino, non poteva mancare l'amico Pino D'Angelo, sempre fedele e naturalmente presente. Un abbraccio forte forte con il cuore al caro amico Pino D'Angelo. Un saluto a Massimo Alberto, a doppia H, a Raffaele Pio Balzano. Ciao Raffaele, meno male che ogni tanto ti vediamo. Mi fa molto piacere. Bravissimo ragazzo Raffaele Pio Balzano. Raffaele, se riuscirai a guardare il video e a ricevere i miei saluti, lascia un commento qui sotto in modo che posso sapere se hai ricevuto i miei saluti. Mi fa molto piacere rivederti, caro ragazzo. Un abbraccione, ciao Raffaele Pio Balzano e mi raccomando, sempre Forza Napoli, va bene? Ciao Raffaele. E allora, dopo Raffaele Pio Balzano, un salutone ancora a Toro Azzurro, Marco De Gamer, Angela Torre, un saluto a Gino Rausa, un altro grande fedelissimo. Mi fa tanto piacere che prima di concludere questo video mi è capitato uno dei commenti dell'amico Gino Rausa, perché lui lo fa sempre e quindi mi fa tanto piacere mandare i miei saluti con stima e con affetto all'amico Gino Rausa. Ciao Gino,
un abbraccione grandissimo con tutto il cuore. E va bene, Carmen Focillo, l'ultimo saluto all'amica Carmen, alla sorella partenopea Carmen Focillo, sperando che riesca a ricevere questi miei saluti. Ciao Carmen, un abbraccio con il cuore naturalmente a te, ai tuoi cari familiari. È sempre una gioia leggerti e condividere con te naturalmente il nostro amore per la nostra città e per la nostra squadra del cuore. Ciao Carmen Focillo, un abbraccione da parte mia con tutto il cuore. Ciao Carmen. Cari amici, siamo arrivati veramente ai saluti finali per quanto riguarda questo video. Mi dispiace perché sicuramente ci sono tanti amici che durante il mese di ottobre hanno lasciato un messaggio nel canale ai quali io non ho mandato un saluto per motivi di tempo. È impossibile salutare tutti coloro che hanno lasciato un messaggio nel mese di ottobre. Ecco perché io mi affido all'improvvisazione nei commenti della piattaforma YouTube per coloro che hanno messaggiato negli ultimi 15, massimo 10 giorni, va bene? Allora io vi ringrazio tutti sempre per l'affetto e la stima nei miei confronti, vi chiedo scusa se non riesco sempre ogni giorno a pubblicare un video, in quanto aspetto naturalmente qualche notizia importante oppure qualche partita di Napoli che si possa commentare o qualche notizia commentabile, d'accordo? Quindi perdonatemi se non riesco ogni giorno a pubblicare qualcosa, perché poi non è facile, la vita spesso ogni giorno ci porta anche da qualche altra parte. Che dirvi, in questo periodo di pandemia, cari amici, credete o non credete a questo virus, state attenti, riguardatevi, naturalmente osservate le regole, uscite il meno possibile, tanto o è vero o non è vero, che ci costa? E stare un po' più attenti, io vi voglio bene, ecco perché ve lo dico. D'accordo? Vi voglio ancora ringraziare perché è grazie a voi che riesco a trovare le forze e le energie di poter essere presente per quel che posso. D'accordo? Perdonatemi se non sono perfetto, perdonate i miei tanti errori e soprattutto tutte le volte che non siete d'accordo con le mie opinioni. Un abbraccio cordiale con il cuore a tutti, grazie, ci risentiamo per questo video con i saluti ai fedelissimi all'inizio del mese di dicembre. D'accordo? Voi, se volete essere salutati, lasciate un commento ogni giorno sotto un video qualsiasi, quelli che vi piacciono di più, in particolare nei video degli ultimi 10 giorni di ogni mese. Così non rischiate di non essere salutati. Un abbraccio grande grande con il cuore a tutti. Forza Napoli al di là del risultato. Forza Napoli, squadra e città.